Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 7, capitolo 20, 15 giugno 1906. Dopo aver molto stentato, il mio benedetto Gesù alla sfuggita è venuto e mi ha detto: figlia mia, tutta la vita divina si può dire che riceve vita dall'amore. L'amore la fa generare, l'amore la fa produrre, l'amore la fa creare. L'amore la fa conservare e dà continua vita a tutte le sue operazioni. Sicché se non avesse amore, o non opererebbe o non avrebbe vita. Ora, le creature non sono altro che scintille uscite dal gran fuoco d'amore di Dio,
E la loro vita riceve vita ed attitudine ad operare da questa scintilla, sicché anche la vita umana riceve vita dall'amore. Però non tutti se ne servono per amare e operare il bello, il buono, il tutto, ma trasformano questa scintilla. Chi in amare se stesso, chi le creature, chi le ricchezze, chi finanche le bestie, con sommo dispiacere del loro creatore, che avendo spiccate queste scintille dal suo gran fuoco, ha gogna di riceverle tutte in sé un'altra volta, più ingrandite, come altrettante immagini della sua vita divina. Pochi sono quelli che corrispondono all'imitazione del loro creatore. Perciò, diletta mia, amami e fa che anche il tuo respiro sia un continuo atto d'amore per me, per fare che di questa scintilla si possa formare un piccolo incendio e così dare sfogo all'amore del tuo creatore. Capitolo 21, 20 giugno 1906. Sentendomi molto sofferente d'anima e di corpo ed avendo passato la notte con febbre ardente, mi sentivo bruciare e consumare, tutta sfinita di forze, mi sentivo morire, con l'aggiunta che Gesù non ci veniva e veramente non ne potevo più. Onde, dopo molto, mi sono sentita uscire fuori di me stessa e vedevo Nostro Signore dentro una luce grandissima e me stessa tutta inchiodata, anche le più piccole particelle delle mie membra, sicché non erano le sole mani e piedi come le altre volte, ma ognuno delle mie ossa teneva il suo chiodo conficcato dentro. Oh, quanti dolori acerbi io sentivo! Ad ogni minimo moto mi sentivo lacerare da quei chiodi e venivo meno. E ad ora mi sentivo morire, ma però rassegnata e inabissata nel divin volere, il quale, divin volere, mi pareva che fosse una chiave che aprisse i tesori divini e attingesse la forza a sostenermi in quello stato di sofferenza fino a rendermi contento e felice. Però io bruciavo e questi chiodi pareva che producevano fuoco ed io vi ero tutta immersa. Il benedetto Gesù mi guardava e pareva che se ne compiaceva e mi ha detto: figlia mia, tutto deve ridursi a un punto solo, cioè deve diventare tutta una fiamma. E da questa fiamma trafilata, premuta, battuta, ne esce una luce purissima. Non come luce di fuoco, ma di sole, tutta simile alla luce che mi circonda. E l'anima diventata luce non può stare lontana dalla luce divina. Anzi, la mia luce l'assorbe in se stessa e la trasporta in cielo. Perciò coraggio, è la completa crocifissione d'anima e corpo. Non vedi che la tua luce è già per spiccarsi dalla fiamma e la mia luce l'attende per assorbirla? Mentre ciò dicevo, io mi sono guardata e vedevo dentro di me una fiamma grande e da questa usciva una piccola fiammella di luce che stava per spiccarsi e prendere il volo. Chi può dire il mio contento al pensiero di morire, al pensiero di sempre stare col mio unico e sommo bene, con la mia vita, col mio centro? Mi sento imparadisare anticipatamente. Bene, possiamo fermarci qui in modo tale che possiamo, ecco, volgere oggi questa nostra meditazione sul chiarissimo tema dominante entrambe, ecco, e le pagine che abbiamo letto, che si muovono intorno al fuoco dell'amore, sotto vesti distinte. Ecco, contingentemente, insomma, posso dire che già ieri sera, insomma, durante una catechesi su Adamo e la vita nella divina volontà, abbiamo potuto ampiamente meditare sul fatto che l'amore è il centro e il cuore, la quintessenza, potremmo dire, della vita nella divina volontà, perché tutto ruota intorno
a questo grande mistero, perché vivere nella divina volontà significa entrare nel cuore stesso di Dio e far entrare dentro di noi il cuore stesso di Dio, che è la sua volontà. Ma la sua volontà non è altro che una volontà impregnata, incendiata, animata solo ed esclusivamente dall'amore che di Dio costituisce l'essenza. E che cosa dice qui Gesù? Qui parla di amore sotto tutti i punti di vista. Nel primo capitolo, molto bello, che credo approfondiremo un pochino di più, dato che il secondo riferisce un'esperienza mistica del tutto peculiare, insomma, di Luisa, ma sempre polarizzata, ecco, sulla trasformazione dell'anima attraverso la potenza dell'amore, no? Qui Gesù dice queste parole: tutta la vita divina si può dire che riceve vita dall'amore. Questo riguarda sia la vita divina in se stesso, ecco, perché ciò che costituisce la vita divina, la fa essere eternamente beata, è l'amore delle tre persone, è l'amore trinitario. Ma riceve vita dall'amore anche la vita divina che è in noi. L'amore la fa generare, l'amore la fa produrre, l'amore la fa creare, l'amore la fa conservare e dà continua vita a tutte le sue operazioni. Che significa questo? Che c'è tanto di vita divina in noi quanto l'amore divino può operare in noi. E perché l'amore divino possa operare in noi, questo non possiamo e non dobbiamo darlo per scontato. Qui infatti Gesù poi spiega subito che nessuno quasi permette all'amore divino di operare dentro la propria anima, è necessario accoglierlo, riconoscerlo, farlo operare. Ecco perché dicevo già ieri sera che una delle attività più importanti della vita nella divina volontà è imparare ad andare a prendere, ad accogliere, a fare propri, a ricambiare, a sperdersi in essi tutti gli atti della divina volontà che sono sparsi dappertutto, riconoscendo in essi ti amo di Dio. Questo sembrerebbe una quisquilia, sembrerebbe come dire, una sorta di nuova pratica spirituale, insomma, un po' un gioco, a volte anche un po' ripetitivo, no? Però qui Gesù spiega subito che lo stesso amore è ciò che dà origine a tutte le creature, tutte, compresa soprattutto la creatura dell'uomo, che riceve la vita e anche l'attitudine ad operare come uomo, cioè nell'esercizio del libero arbitrio, dell'intelligenza e di tutto ciò che costituiscono le facoltà umane, superiori o inferiori, quindi sensitive o spirituali, e da questa stessa creatura, anche la vita umana riceve vita dall'amore. Attenzione però, quindi dentro di noi la scintilla dell'amore, in quanto esseri umani, è già accesa. Ora bisogna vedere questa scintilla, quindi c'è questa scintilla che non è altro che amore acceso in noi, dove la andiamo a dirottare? Gesù spiega: non tutti se ne servono per amare ed operare il bello, il buono e il tutto, ma trasformano questa scintilla. E cominciamo. Chi in amare se stesso, chi le creature, chi le ricchezze e chi finanche le bestie, con sommo dispiacere del loro creatore. Allora, queste parole di Gesù sono da un lato un monito, un'ammonizione, no? Ma dall'altro sono anche una rivelazione. Cioè significano che tu, essere umano, non puoi vivere senza amare qualcuno o qualcosa. E amare lo capiamo molto bene che significano. Amare è ciò che polarizza tutte quante le nostre energie psico-affettive e spirituali.
Perché se tu qualcosa o qualcuno lo ami, ci pensi sempre, lo desideri, lo vuoi e il tuo affetto è convogliato sull'oggetto del tuo pensiero. Allora noi dobbiamo fare un esame di coscienza attentissimo, mettendosi davanti al Signore, per andare a vedere dove sta il nostro amore oggi. Sinceramente, c'è chi ama se stesso, e come faccio a capire se amo me stesso? Non capisco. Se sto sempre a pensare a me, se sto sempre, come dire, a prendermi umana cura di me, se sono molto attento, insomma, a quanto sia stimato, riverito da parte delle altre persone. Questo è amor proprio. Se mi difendo facilmente dinanzi a, che ne so, a piccole contrarietà, piccole mortificazioni, eccetera, eccetera, no? Se sto sempre in atto di guardare come gli altri mi trattano e se vedo che mi trattano un pochino male, subito me la prendo, mi scurisco, eccetera. Se chiama le creature disordinatamente, lo stesso. Qui, attenzione, qui parla probabilmente non di creature umane, no? Perché poi distingo dalle creature umane, qui dobbiamo aprire una piccola inquietante parentesi dopo dalle bestie, no? C'è chi ama una creatura umana. Può essere appunto una creatura umana, una persona di cui sei innamorata, si dice anche nel parlare. Può essere una figura carismatica, un politico, un leader, non lo so, un leader carismatico, un leader religioso. Può essere un santone, può essere, sapete quante ce ne stanno in giro in questo mondo, insomma, di pseudo sette più o meno di vario genere, insomma, da partire, non lo so, da quelle più famose, quelle più conosciute, non lo so, mi viene in mente Scientology, New Age, queste robe qui, a molte altre, guardate, che pullulano in giro in maniera pazzesca, insomma, a volte concentrate in piccole realtà, dove c'è sempre la figura del leader carismatico che è oggetto di amore, venerazione indiscussa, insomma, che è quello che dice legge e Vangelo assoluto, insomma, no? Disgraziatissimamente questa cosa può capitare anche verso, come dire, una figura spirituale, come dire, sana e autorevole. Pensiamo a tutto quanto il tema diffuso dell'idolatria anche delle persone sante, no? Siamo ad alcuni atteggiamenti, insomma, certamente, insomma, siamo adesso per fare qualche esempio, per far capire, dalle cose più grandi, passiamo alle cose più piccole, no? Santo Curato d'Arso, quando andava in giro, la gente lo aggrediva, chi gli tagliava una ciocca di capelli, chi gli tagliava un pezzo di abito, di tonaca, la stessa cosa facevano con Padre Pio, no? Questi sono casi abbastanza grossi, ma Gesù non gradisce che si facciano queste cose, eh? Anche se quello è un santo veramente, quindi non è un santo per scherzo, ma beneficio del dono di un santo, ma come dire, il merito, la causa della santità va sempre attribuita a Dio. La Chiesa venera i santi non come oggetti da mettere su piedistalli autoreferenziali, diciamo così, ma perché contempla in essi le magnificenze dell'amore e della santità di Dio che si comunica, ne ringrazia anche innanzitutto il Creatore, certamente tributa al Santo la venerazione che gli è dovuta, perché non senza di lui si è compiuta l'opera della santità, ma questo sempre in maniera non disordinata, estrema, no? Diciamo anche a quanti disordini, cioè, che ci stanno, che poi hanno fatto dire a tante persone, insomma, critiche, hanno causato negli anni passati, adesso è finito un po', insomma, no? Delle reazioni a volte violente, insomma, no?
chiese dove sparivano tutte quante le statue dei santi, le cose, perché dice, ovviamente comportamenti da disapprovare al 100%, no? Però a volte originati da fenomeni non buoni, no? Siamo anche quello che succede in certe processioni patronali, in certi paesi. Sono tutti quanti esempi, no? Noi dobbiamo fare attenzione perché la vita cristiana è una vita molto concreta. Non è una vita fatta di teorie, queste cose, noi dobbiamo interrogare il nostro cuore, il nostro rapporto con le creature. Dice, qual è la differenza? Una persona che vive nella divina volontà, nella creatura, vede un ti amo di Dio. L'amore che ha nei confronti di quella creatura, che non è male averlo, cioè l'amore è la vita, cioè è un amore ordinato, è un amore equilibrato. È un amore moderato, è un amore che non idolatra, è un amore che lascia libero, è un amore che è capace di distacco, di lontananza, di rispetto, quindi è un'altra cosa. Chi ama le ricchezze? In quanti amano le ricchezze? Questo è uno dei classici temi che tutti amano, tutti o quasi amano le ricchezze, ma quasi nessuno lo ammette a se stesso, cioè questo è il classico problema degli altri, cioè gli altri sono avari ma io no, gli altri sono avidi ma io no, gli altri sono attaccati ai soldi ma io no, gli altri sono gelosi dei propri beni ma io no, eccetera, eccetera, cioè, ci si tende sempre a svicolare da questo aspetto, che è un aspetto più importante di quanto che si pensi. Alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore, si legge nell'Antico Testamento. E San Paolo addirittura dice che l'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali, eh? Quindi, quando Papa Francesco fa le sue invettive contro questo punto, non è che se le inventa, eh? Quindi, o che è un suo pallino perché è sensibile a queste cose, perché è vissuto, non lo so, in ambienti poveri o cose di questo genere. Questa è roba dal Nuovo Testamento. Gesù dice non potete servire Dio e il denaro, non potete servire Dio e Mammona, parafrasando insomma questo termine. Anche qui, cioè, che uno non ami le ricchezze lo deve dimostrare, cioè non avendo la sollecitudine per i beni temporali, non soltanto di arricchirsi, ma anche qui ricordiamo sempre il Vangelo, quando Gesù dice non vi preoccupate per la vostra vita, di quello che mangerete, di quello che berrete, di come vestirete, perché la vita vale più del cibo e il corpo vale più del vestito. Cioè il Vangelo ci dice, stai tranquillo, che il nostro Signore, certamente questo, ovviamente con il concorso di quello che devi fare, tutti dobbiamo lavorare, tutti dobbiamo obbedire a Dio che vuole che l'uomo lavori, e il lavoro oltre ad essere un diritto sacrosanto è anche un dovere, no? Ma ecco, una volta che uno lavora, ecco, deve stare tranquillo che Dio non ti farà mancare se vivi nella sua amicizia tutto quello che è necessario alla tua vita. D'accordo? Necessario anche in senso ampio, perché le necessità variano a seconda delle esigenze di una singola persona, no? Io se devo registrare una meditazione ho bisogno del registratorino portatile, che magari una persona che fa l'operaio non gli serve, insomma, no? Per dire, no? Ecco. Quindi le necessità sono sempre poi ponderate da parte di Dio alla luce della situazione concreta della persona, di quello di cui ha bisogno, di quello che deve fare per la sua gloria, eccetera. Ma non ti mancherà nulla. Per cui dici, io non sono attaccato ai soldi, ma se sto sempre a pensare lì non bastano mai i soldi, non si arriva alla fine del mese, non posso fare un altro figlio perché dopo chi lo mantiene? A mio avviso è un punto da andare a verificare, a ponderare. Perché noi dobbiamo sempre tenere presente che strutturalmente siamo fatti in questo modo. E vedere le nostre cose che non funzionano, noi siamo di partenza più che miopi, d'accordo? Mentre siamo occhi di lince nel vederle nel prossimo. Quindi, e qui dobbiamo chiedere anche la luce al Signore, eh?
chi fina anche le bestie. Allora, anche qui non è peccato amare gli animali, per carità. Ecco, gli animali sono creature che Dio ha creato appunto per il diletto dell'uomo, sappiamo dagli scritti, per l'aiuto dell'uomo, no? Quindi maltrattare un animale è assolutamente cosa disdicevole, farlo soffrire è cosa disdicevole, non è male, però noi vediamo, specialmente insomma nel nostro mondo, insomma, delle esagerazioni. Ho letto un po' da tempo fa, arriviamo a queste follie, insomma, che c'era uno che mi pare che aveva lasciato erede un cane, insomma, del proprio patrimonio, cioè, questo diventa, cioè, arriviamo a queste follie, insomma, oggi. Io non so se Gesù ha detto queste cose in riferimento anche a quello che sarebbe successo, no? Ma ci sono delle forme eccessive. Io ho, insomma, conosciuto persone che lavorano in questo mondo, dice, ma chi gli mette il vestitino, chi gli mette le cose, cioè, chi lo tratta meglio di un cristiano, chi già, cioè, si capisce che sono disordini, no? Un animale è un animale e non può diventare il centro dove convoglia tutto quanto l'affetto. Spesse volte, capite, cioè, una persona che non sa dove convogliarlo l'affetto, perché magari non ha trovato una creatura di ricambio, che si sente sola, per tante certamente ragioni umanamente comprensibili, per carità, però va a convogliare tutto lì. Ma non devo, non, il nostro amore non è stato fatto per essere convogliato lì, è stato fatto per essere convogliato altrove, cioè in colui che ha fatto tutto, me e tutte queste cose che mi stanno intorno, per me, ma non perché ci attaccassi il cuore, ma perché la ricevessi con gratitudine dalla sua stessa mano e aumentasse così il mio amore nei suoi confronti. Cioè, tutti i giri che si fanno nella divina volontà sono finalizzati a trovare un rapporto nuovo con tutte le cose, cioè non attaccarmi ad esse per se stesse, ma riconoscere in esse l'amore di Dio e quindi crescere nella coscienza del suo amore per me e nel ricambio di amore che devo avere verso di Lui. Gesù dice: sommo dispiacere del loro creatore che vive in questo modo, che avendo spiccate queste scintille dal suo gran fuoco, la scintilla della tua anima, agogna di ricevere tutte insieme un'altra volta più ingrandite, come altrettanti immagini della sua vita divina. Ingrandite da cosa? Dall'amore di ricambio. No. Ecco, cioè, noi sappiamo che Dio ha creato la nostra anima, ma al termine della vita, la formula migliore, a mio avviso, per descrivere l'esperienza della morte in questa nostra attuale condizione è: Tizio ha reso l'anima a Dio, cioè quell'anima che usciva dalle mani dell'Altissimo e che tu hai amministrato per una vita, che ci hai fatto? A cosa l'hai attaccata? A cosa l'hai? Dove hai convogliato le tue energie affettive di amore che avrebbero dovuto tornare al Signore, arricchite tutte quante i tuoi grazie, tutta quanta la tua gratitudine per tutte le cose belle che ha fatto e che ti ha dato? La vita nella divina volontà porta ad un amore verso Gesù ininterrotto, perché non è che stiamo sempre in atto, cioè da soli davanti al Santissimo Sacramento a fargli gli atti d'amore in continuazione, ma qualunque cosa siamo intenti a fare, questa corrente continua a circolare, perché la continua a vedere le sue premure, il suo amore dappertutto e quindi a ricambiare, anche quando non riesco a farlo in maniera esplicita, ma parla il cuore, questo amore dovunque e qualunque cosa sto facendo. Fai che il tuo respiro, anche il tuo respiro, sia un continuo atto d'amore per me, no? Possiamo fare un esercizio ascetico, anche imitando i padri d'Oriente, la filocalia. Quando si inspira si nomina il nome di Gesù e della Madonna e quando si espira con un bel ti amo. Quello fa bene farlo ogni tanto, insomma, in modo tale che così il respiro si abitua a questo tipo di operazione. E così si forma un piccolo incendio e così a sfogo l'amore del creatore,
È l'amore del creatore anzitutto che vuole sfogarsi per questo. Al volo proprio, ecco, l'esperienza mistica di Luisa, straordinaria, no? Che cos'è? Gesù parla di crocifissione completa di anima e di corpo. Questo perché? Come gesto di unione, di amore piena, completa e totale nei confronti di Gesù. È, come dire, la perfetta assimilazione della sposa con lo sposo. Noi sappiamo dalle ore della passione adesso che la crocifissione Gesù e tutta la passione l'ha vissuta tutta la vita, non soltanto il Venerdì Santo. E già nel Getsemani viveva la crocifissione fatta non con i chiodi di ferro ma con i chiodi di fuoco, eccetera, eccetera, che bisogna andarlo a rivedere, no? Ecco, quindi questa consumazione totale, piena di amore, nell'amore per l'amore, porta, ecco, l'amata e l'amante a questo assoluto, a questa assoluta conformazione appunto con l'amore. Oh Santa Vergine, noi sappiamo che la tua anima fu una scintilla molto particolare, insomma, che uscì dal fuoco dell'amore trino, una scintilla stupenda, distinta da tutte le altre, che poi scatenò santamente un incendio ininterrotto, ecco, che fu la tua vita di amore pieno, continuo, totale, verso di lui. E per questo, verso tutti noi, un amore perfettamente ordinato, ecco, come era il tuo, tutto centrato in quello divino, per poi espandersi ordinatamente, senza ovviamente attaccarsi a nulla e a nessuno, ma su tutti, in maniera ordinata ed efficace. Aiutaci piano piano, queste sono operazioni molto molto profonde che interpellano i reconditi più nascosti del nostro essere, e non possiamo, ecco, raccapezzarci bene e anche stare nella verità di noi stessi senza un grande aiuto divino che ti chiediamo di ottenerci, perché fare la verità è la condizione fondamentale per poter accogliere, vivere e godere il molto di bello e di buono che Gesù ci promette e che è a nostra disposizione, solo che ci mettiamo nelle condizioni di saperlo accogliere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, ave, amen.